Allora, buonasera traders, non abituatevi male perché insomma non so se riuscirò a fare dei video con questa cadenza, ma visto che oggi ho un po' di tempo a disposizione, non fosse altro perché insomma stasera alle ore 20 un appuntamento imperdibile e il tempo fuori non è per niente bello, quindi non posso neanche andare a farmi la mia solita corsetta pomeridiana. Ne approfitto per fare un rapido aggiornamento della situazione rispetto all'analisi che vi ho proposto poco dopo pranzo, comunque all'ora di pranzo, e direi di partire dagli indici americani perché abbiamo visto l'S&P 500, l'abbiamo visto su quest'altro strumento, su quest'altro market profile. Un'analisi che devo dire che si è rivelata corretta. Avevamo detto che il prezzo si trovava al di sopra sia del VWAP sia del POC. Adesso ripeto, a prescindere da quelle che possono essere le caratteristiche tecniche dell'indicatore, il market profile, l'ho spiegato nel video che vi ho passato ieri, ciò che è importante capire è che quando il prezzo si trova al di sopra di questa linea blu, color acqua, quindi il VWAP, il trend è rialzista e potrebbe accelerare il rialzo, soprattutto in giornate come quella odierna, dove la distribuzione volumetrica, come già avevamo visto, è orientata verso, diciamo, il basso. Vedete che la maggior quantità di volumi è qua sotto, il prezzo già quando abbiamo fatto l'aggiornamento precedente si trovava poco al di sopra, eravamo più o meno su questi livelli, quindi stavamo praticamente per ritestare la prima deviazione standard volumetrica. Preme sottolineare che la deviazione standard, le deviazioni standard sia al rialzo che al ribasso, accompagnano il prezzo e la distribuzione volumetrica. Quindi, se il prezzo sale, vedete che le deviazioni si aprono al rialzo e viceversa, se il prezzo scende, si aprono al ribasso. Per cui, in questo momento, il prezzo sta seguendo la deviazione standard, l'ultima che abbiamo detto, potrebbe rappresentare l'obiettivo finale di questo rialzo. È vero in parte, nel senso che oggi ovviamente abbiamo un appuntamento macroeconomico fondamentale e a seconda di quelle che saranno le decisioni della Fed, che verranno comunicate alle 20 e successivamente parlerà Powell, ci potrebbero essere delle novità, nel senso che il trend potrebbe anche accelerare ulteriormente al rialzo qualora i toni accomodanti utilizzati le scorse settimane dai membri della Fed con a capo appunto Powell e il suo vice Clarida dovessero trovare riscontro anche nella giornata odierna. A quel punto il dollaro potrebbe indebolirsi ulteriormente, lo abbiamo detto ma lo ripetiamo, e gli indici potrebbero accelerare. Quindi vedete che la view che avevamo proposto si è rivelata corretta, vi avevo detto che a mio parere c'era comunque una buona probabilità di proseguire questo trend rialzista, vi avevo dato i livelli sulla base proprio delle deviazioni standard e quei livelli sono stati centrati, quindi ci possiamo ritenere soddisfatti. Mi auguro che qualcuno magari abbia avuto la possibilità di fare l'operazione rialzista e che si sia fidato. Come poterli utilizzare questi livelli? È chiaro che vedete, se io vi do dei livelli, allora abbiamo parlato del VWAP, vi avevo dato i livelli, vi avevo parlato di questo primo livello di deviazione standard, è chiaro che se entriamo al rialzo uno stop sensato potrebbe essere messo al di sotto di questa deviazione standard, quindi se io vi dico un livello di 2648 e il trend è orientato al rialzo e se volete fare un'operazione rialzista andrete a inserire lo stop poco al di sotto di quel livello che vi ho indicato, quindi qualche tick, qualche punto al di sotto di quel livello, così da fare anche un'operazione, visto che siamo su 15 minuti, a basso rischio, ma potenzialmente con insomma, dei riscontri in termini di rischio, di rapporto rischio-rendimento ottimali. Tra le altre cose, questo è l'S&P 500, ma l'andamento che stiamo registrando qua lo stiamo vedendo anche sul Nasdaq e sul Dow Jones, quindi quello che vi posso anche dire è che appunto avendo a disposizione
una fotografia del mercato azionario così nitida, quella che ci dà appunto l'S&P 500, poi possiamo anche scegliere di operare sul Nasdaq o sul Dow Jones, che sono indici sicuramente più volatili, in modo particolare il Dow Jones che possiamo paragonare all'europeo DAX, mentre il Nasdaq si muove un po' come ad esempio il CAC, l'indice francese, mentre l'S&P lo possiamo paragonare al nostro Stoxx. Quindi un po' più lento e quindi con minor rischio quando andiamo ad operare. La scelta poi chiaramente sta a voi, ma la fotografia generale, ripeto, la dà l'S&P 500. Quindi operazione che long avrebbe dato i suoi frutti, vedete che sta continuando la spinta rialzista molto interessante. Per quanto riguarda poi altre situazioni che abbiamo visto nel pomeriggio, vi voglio far vedere il petrolio perché anche qua avevamo visto giusto. Tanto questo è NZD CAD, vedete come il prezzo ha accelerato ulteriormente a ribasso rompendo quel livello di supporto che avevamo visto, si è fermato sul 38,2 di Fibonacci. Ora vedremo se il 38,2 di Fibonacci reggerà. Molto a questo punto dipenderà, se non dovesse andare in stop l'operazione, da come reagiranno le valute alla decisione del FOMC e lì entreranno in gioco i rapporti di forza perché questo, essendo un cross NZD CAD, dipende dai due cambi che vanno a comporlo e quindi da NZD USD e da USD CAD. È evidente che se dovesse risalire la china, il neozelandese rispetto al dollaro con più violenza e il dollaro dovesse indebolirsi, allora questa posizione potrebbe anche riprendere tono nelle prossime ore. Però c'è necessità in questo momento che insomma tenga questo livello. Andiamo a vedere GBPCHF, altra operazione che abbiamo in portafoglio. Anche qua vedete tanti spike. Siamo sempre lì più o meno a metà di questa candela di espansione. Il segnale è ancora rialzista, abbiamo il CHF, è una valuta rifugio, quindi teoricamente la sterlina avrebbe dovuto spingere perché si sta rafforzando l'azionario, quindi con una valuta rifugio come il CHF avremmo dovuto assistere a un indebolimento del franco e quindi a una spinta della sterlina al rialzo, però abbiamo avuto delle notizie questo pomeriggio proprio riguardanti la sterlina, con un incontro tra Corbyn e Theresa May che hanno discusso della questione del confine irlandese. L'Europa continua a ribadire il concetto che l'accordo non sarà negoziabile e quindi la sterlina è lì in una fase di limbo. In questo momento siamo a metà del guado tra lo stop e il prezzo d'ingresso. Anche in questo caso devo dire che l'esito dipenderà sicuramente da quello che accadrà poi dalle ore 20 a seguire. Quindi abbiamo due posizioni che dipenderanno fortemente dall'esito appunto della decisione del FOMC. Io vi dico che ho fatto anche l'S&P 500 al rialzo, quindi quando posto questi video o comunque posto delle analisi grafiche sul canale, dandovi delle indicazioni, delle idee operative, perché anche il sottoscritto va ad eseguire quelle indicazioni operative, non necessariamente, insomma, devono essere tutte delle stringhe numeriche per forza di cose, quindi, insomma, se andiamo a effettuare un'analisi, anzi, penso anche che l'analisi dia l'opportunità di farsi un'idea precisa su quello che sta accadendo nel mercato e credo che a livello proprio operativo, di formazione e anche didattica sia molto molto più utile e quindi cercherò di fare questi approfondimenti anche più spesso d'ora in avanti. E andiamo sul petrolio perché il petrolio, dicevamo, ci ha dato insomma una soddisfazione ulteriore perché ve lo faccio vedere sul grafico a 4 ore, eccolo qua. Le scorte, 16:30, ne avevamo parlato, abbiamo avuto un dato positivo, nel senso che le scorte sono state sì col segno più, ma nettamente inferiori a quelle che erano previste, per cui diciamo che la domanda ha quasi controbilanciato l'offerta questa settimana e questo chiaramente ha sostenuto le quotazioni del petrolio, che sta andando a violare il livello che avevamo detto, 54 e mezzo, 54 dollari e mezzo, violazione importante.
Avevamo detto quando abbiamo fatto l'aggiornamento all'ora di pranzo che un obiettivo poteva essere proprio per l'intraday quello del 54,5, prestando chiaramente attenzione ai dati sulle scorte. L'obiettivo è stato raggiunto. Vi ho anche detto che se dovesse confermare la violazione in chiusura daily, quindi alle 23, dopo tutta la volatilità che ci sarà dalle 20 in poi, dovesse confermarmi la tenuta di questo rottura e quindi la tenuta sopra 54,5, entrerei long e quindi si potrebbe entrare long. Andiamo a vedere con che eventualmente obiettivi. Allora, devo dire che qua siamo attorno ai 55, vediamo che c'è qualcosina. 55 è sicuramente un livello che si farà sentire perché è una cifra tonda. Se poi dovessi andare a ipotizzare un punto di approdo successivo, l'area che vedo qua su un grafico a 4 ore è questa dei 58 dollari, quindi teoricamente potrebbe esserci spazio per una bella accelerazione, anche se qui vediamo qualcosina, c'è qualcosa qui sui 56 dollari. Comunque, dovesse confermarmi appunto la tenuta sopra i 54,5, ci potrebbe essere un'accelerazione prima verso i 56 dollari, quindi un dollaro di target ci potrebbe stare, e poi verso i 58 dollari. Pertanto, teniamo questi obiettivi a mente. Abbiamo volumi e vortex che sono nettamente rialzisti, pertanto ci starebbe, insomma, a questo punto una prosecuzione di questo trend. Proviamo a vedere anche cosa ci dice il grafico daily per concludere questa rapida panoramica, questo rapido aggiornamento. Avevamo avuto un segnale ribassista che non andava preso in considerazione con volumi rialzisti e vortex rialzista. Prosegue il trend al rialzo, siamo tornati al di sopra della T-line, la media mobile esponenziale 8 periodi. A questo punto credo che, insomma, ripeto, dovesse confermare la tenuta di questi livelli entro fine giornata, a chiusura di candela daily, potrebbe accelerare. E qui addirittura come obiettivo potrebbe esserci il raggiungimento della media mobile a 200 periodi, ma è ancora prematuro parlarne perché si tornerebbe sopra i 60 dollari. Però devo dire che, insomma, queste due analisi sull'azionario e sul petrolio si stanno rivelando corrette. Andiamo a vedere il gold come è posizionato, così vediamo anche di capire, insomma, che cosa sta succedendo sul gold, che vedo che lì è ai 1310. Guardate, sta ritestando il livello, retest tecnico che mi aspettavo, spinta volumetrica importante su questa candela che vi sto indicando, su quella informazione spinta volumetrica decisamente meno importante. E ripeto, ci sono segnali che lasciano presagire un indebolimento del dollaro, un rafforzamento dell'azionario e del gold e più in generale delle materie prime. Vedremo se dalle 20 in poi succederà realmente questo. Mi raccomando, però, non è una previsione, è un'ipotesi, una delle ipotesi contemplabili vedendo i grafici in questo momento. Quindi eventuali decisioni andranno prese a fine giornata. Questo è estremamente importante. E direi che è tutto.